Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è arrivata la prima sconfitta del Catania 2-0 contro il Potenza. La prima sconfitta del Potenza ha segnato Josa e Isgro. È una sconfitta brutta. Noi non abbiamo giocato, ce la siamo meritata questa sconfitta. Non siamo scesi in campo. E siamo stati anche sfortunati in qualche occasione, e poi le poche occasioni che abbiamo non le sappiamo sfruttare, perciò ci sta. Poi si è infortunato Sarno, Lele Catania, Esposito e Savoretti. Esposito ha avuto un infortunio, non mi ricordo a cosa. Poi Saporetti al piede e Sarno è da valutare. E niente ragazzi, poi è subentrato un Bende al posto di Esposito, che al posto di Saporetti è entrato Esposito, al posto di Esposito poi è entrato un Bende. Ha fatto una bellissima partita, secondo me il migliore in campo, tutti i passaggi indovinati, azzeccati, non ha sbagliato un passaggio, una bella prestazione, è forte fisicamente, veloce, rapido, un ottimo giocatore, un ottimo difensore e deve essere schierato titolare dalla prima giornata. Diciamo, mi fa piacere, diciamo, tra virgolette, che si è infortunato un difensore della Saporetti Esposito. Si sono infortunati tutti e due, però diciamo, tra virgolette, sono un po' contento, così può giocare in band. Poi ora sugli esterni, penso. Lele Catania è infortunato anche, speriamo che recuperi presto, poi Sarno anche. Potremmo giocare ora con Rossetti e Di Piazza sugli esterni, Mazzarani e Rossetti, perché se non recupera Lele Catania e Sarno non recuperano per la vita il Bese, dobbiamo giocare per forza così, oppure fare un attacco, cambiare un modulo e giocare tipo con una o due punti. E senza esterni, non lo so, però so solo che è stata una sconfitta brutta. Il Bari ha vinto, la Ternana ha vinto, la regina ha vinto. E ora sono tutte di quelle in alto alla classifica. Siamo gli unici che siamo caduti oggi. Ma prima o poi una sconfitta arriva per tutti. Sono sicuro che ci rialzeremo e daremo del filo da torcere a Bari e Regina. No, scusate, a Ternana e Regina. Il Bari, secondo me, non lo vedo nella lotta a campionato, non ci sarà, perché lo vedo un po' impreparato, troppo sopravvalutato. Niente, ragazzi, ora la prossima è con la Viterbese. Speriamo di vincere. Niente, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.